E veniamo in Puglia, dove ieri si è celebrata la prima riunione del nuovo Consiglio regionale. È Mario Loizzo, il presidente della massima assemblea della Puglia. Ecco una serie di dichiarazioni dello stesso Loizzo, del governatore Michele Emiliano, degli assessori Giovanni Liviano e Salvatore Negro e della consigliere del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia. Abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle emergenze drammatiche che vive la nostra regione ed è chiaro che tutte le energie, tutte le risorse devono essere concentrate per dare una risposta alle grandi questioni del lavoro che manca, soprattutto per i giovani. Il Consiglio diventa centrale se è capace di occupare il suo ruolo istituzionale. Siccome nelle istituzioni il vuoto non esiste, se il Consiglio non colma con la sua attività questo spazio, l'esecutivo si allarga, è inevitabile. Questa assemblea può comportarsi come una giunta allargata, sono solo 50 consiglieri, sono pochissimi, 30 di maggioranza, 20 di opposizione. Quindi se hanno voglia di lavorare, l'esecutivo si metterà a loro disposizione e consentirà al Consiglio di avere un ruolo da protagonista. Taranto ha necessità, come veramente come l'aria, come il pane, di provare a costruire una visione nuova di sviluppo e un nuovo piano strategico. La cultura e il turismo non possono che essere gambe importanti di questo nuovo piano strategico. Occorre che le amministrazioni locali siano un po' più solerte, un po' più attente ed occorre evidentemente che dalla regione ci sia un aiuto forte rispetto a questi bisogni. Ma i prossimi lavori sarà un impulso per cercare di dare agli ospedali dismessi, e noi in provincia di Lecce, ma non solo in provincia di Lecce, in tutta la Puglia, ne abbiamo dismessi diversi per effetto del piano di rientro, dare a questi ospedali una funzione, quella che col piano di rientro stesso avevamo previsto. C'è una serie di servizi territoriali, ambulatoriali, residenza sociosanitaria, per avvicinare, insomma, ecco, il servizio sanitario regionale quanto più possibile alle esigenze del cittadino. Sì, abbiamo dimostrato il rammarico, naturalmente non personale, ma per un consiglio che sceglie di tenere fuori dall'ufficio di presidenza la prima forza di opposizione, una forza di opposizione a cui la maggioranza invece aveva regalato, no, con un atto di una violenza istituzionale inaudita, quei tre assessorati, dimostrando oggi che si trattava di un bluff. D'altronde noi avevamo avuto comunque la possibilità di chiedere pubblicamente, in trasparenza, come facciamo noi, quei ruoli di garanzia e di controllo. Abbiamo anche contattato in qualche modo comunque le forze politiche, sempre naturalmente in trasparenza, senza vendere i nostri voti in cambio di nulla, perché non è assolutamente il nostro modo di fare. Avevamo fatto appello alle singole persone. Sapevamo anche che il governatore Emiliano ovviamente sarebbe stato felice di avere, d'altronde come sempre dice, in ufficio di presidenza due o almeno uno dei nostri. Invece si è rivelato il solito vecchio meccanismo dei partiti che a parole dicono una cosa, poi alla prova dei voti smentiscono totalmente quello che hanno detto.